Benvenuti sul nostro canale video di YouTube. Proseguiamo nella nostra serie di presentazioni di novità editoriali legate al tema del Medioevo e oggi sono molto contento di poter presentare un romanzo storico dopo tanti saggi e si tratta del Drago nel cuore, che è il quarto volume di una saga dedicata ai Visconti di Milano da parte di Valeriana Maspero, che ne è l'autrice. Il volume è pubblicato dal Libraccio, è appena uscito, sono 292 pagine per €14,90, quindi assolutamente economico e vale la pena di essere acquistato. E adesso sono felice di dare la parola a Valeriana e sentiamo un po' cosa ci racconta questo romanzo e questa saga dei Visconti giunta alla sua quarta fatica. A te, Valeriana. Grazie di avermi invitato. Saluto Maurizio e tutti gli amici di Italia Medievale, associazione che seguo con interesse e con piacere. Dunque, che cosa dire di questa saga arrivata ormai al quarto volume? Direi che manca solo la coda del Biscione, cioè il quinto volume che uscirà l'anno prossimo. È già in lavorazione, diciamo così. È stata una fatica abbastanza pesante, durata qualche anno e soprattutto faticosa perché il tipo di romanzo storico che ho intrapreso è molto legato alla ricerca. In quanto io nasco come insegnante, poi come scrittrice di manuali scolastici e anche un pochino come giornalista di terza pagina di storia locale e saggista di storia locale. Per cui diciamo così che le radici sono piuttosto ponderose e influiscono moltissimo sul tipo di narrativa. Infatti, il tipo di narrativa che ho introdotto è piuttosto classica, cioè non è un tipo di narrativa, no, per usare una parola che non vorrei usare, commerciale. Non è un tipo di narrativa leggera di intrattenimento, ma diciamo così che il lettore deve fare una certa fatica anche lui per entrare diciamo così, nell'anima della storia. Volevo spendere anche una parola di plauso per l'editore. Ci siamo incontrati. Io e Libraccio nel lontano passato, nel senso che tutte e due si viene dalle ali del 68. Ho conosciuto, diciamo così, gli iniziatori del Libraccio, all'Università di Milano durante le giornate del 68. Che cosa accomuna questo editore con la storia? E con la scuola, perché non dimentichiamo che Libraccio nasce per riciclare i testi scolastici e in una logica sessantottesca del sostenimento degli studenti meno abbienti. Io mi ricordo che mio papà, quando doveva comprare i testi del liceo classico, sospirava perché allora, comprare i testi di queste classi era una spesa, nel senso che si tornava a casa dalla libreria con questo malloppone di libri greco, latino, matematica, storia dell'arte, ed era un esborso piuttosto pesante per delle persone di un reddito medio o anche medio-basso, come era il nostro. In effetti, l'iniziativa di Libraccio, diciamo così, che ha allargato
quello che era il mercatino di noi studenti poveracci che tentavamo con i libri usati dei nostri colleghi degli altri anni di aiutare i nostri genitori a sostenere la spesa dei nostri studi. Ecco, poi ho rincontrato quelli del libraccio da pensionata, perché dopo aver fatto l'insegnante, dopo aver scritto libri scolastici e aver fatto tutte le mie esperienze, mi sono finalmente dedicata al sogno adolescenziale della narrativa, perché io ho cominciato a scrivere fin da quando a 7 anni a scuola ho incontrato la scrittura e ho pensato: sì, ci fanno imparare a scrivere, ma che cosa ce ne facciamo? Allora scriviamo. E ho cominciato a scrivere, no? E allora ho rincontrato quelli di libraccio, ma proprio in libreria, perché andavo a comprare libri quando appunto ho cominciato a scrivere di saggi di storia, e ci siamo ritrovati con simpatia. Ho proposto prima il saggio sulla corona ferrea e la storia di Monza, e poi mi ricordo che gli ho detto: guarda, ho anche un romanzo storico, però pensavo, forse non piacerà, non è nelle loro corde. E invece mi hanno detto: guarda, noi abbiamo Libraccio Editore. Mi ricordo che gli ho dato il romanzo storico, che era il primo, il Ghibellino di Modoezia, nel sacchetto della Disney, perché ero andata a comprare i giocattoli della nipotina alla Disney di Milano, no? E gliel'ho dato così in mano, dicendo: io scrivo anche dei romanzi di narrativa. E invece la cosa è piaciuta, tant'è che hanno pubblicato prima il Ghibellino di Modoezia, poi le storie della corona ferrea raccontate dalla corona stessa, e poi gli ho proposto i Visconti. Ma non mi aspettavo una saga lunga, ho detto: ho una cosina sui Visconti. Tra l'altro, i Visconti e Milano, l'impresa di Libraccio era milanese, era un'impresa milanese, ed è piaciuta anche questa, solo che dopo il primo volume le pagine continuavano a diventare sempre di più. Questi Visconti mi dettavano la loro storia, sono 12, e quindi non la finivano più di dettare la loro storia, e con Libraccio abbiamo detto: facciamo una serie di libri, facciamone 2, va bene. Allora ho cominciato con il primo, il secondo, anche il secondo non esauriva i 12 Visconti, insomma non ve la sto a fare lunga, siamo arrivati al quarto e disperatamente riusciremo forse a concludere col quinto. I 12 Visconti, Milano. Ecco, perché dico un'impresa milanese? Perché solo pensare a tutte il biscione, no? Come stemma, come simbolo, solo pensare a tutte le impresine, a tutti i laboratori artigianali, a tutti i negozi che in un modo o nell'altro si richiamano a questo biscione. E sono centinaia a Milano, per finire con i riferimenti grossi tipo Mediolanum o la Mediaset o l'Alfa Romeo. È qui che mi sono incuriosita: come mai questo biscione è entrato così fortemente nell'anima dei milanesi? E ripercorrendo la storia dei Visconti stessi, l'ho capito il perché. Perché lo spirito di questi Viscontacci è un po' lo spirito del milanese, dell'imprenditore milanese. Certo, loro imprendevano nelle armi, mentre invece poi i milanesi hanno diversificato questa imprenditoria in un modo incredibile, meraviglioso, perché, diciamolo francamente, Milano è una delle città più imprenditoriali non solo d'Italia ed Europa, ma forse anche del mondo. Infatti per questo i giapponesi amano moltissimo la Lombardia, Milano e la Lombardia, e per questo forse la Lombardia è stata la prima ad accogliere anche il loro piccolo virus, no? E comunque ce la siamo cavata benissimo, tant'è che adesso siamo i migliori nel mondo anche da questo punto di vista. Ma non divaghiamo tanto. Stavo dicendo appunto che l'impresa dei Visconti
è molto milanese ed è molto, quindi è stata anche molto, come dire, simpatica a quelli del Libraccio, perché quelli del Libraccio sono anche loro un'impresa milanese. Quindi io ho cominciato a scrivere le storie dei Visconti dall'inizio, e quindi dal famoso vescovo Ottone Visconti, che è stato praticamente lui il capostipite della dinastia, perché è stato lui praticamente a conquistarsi Milano sia come arcivescovo che come signore, quindi non si è fatto proprio mancare nulla, no? E tanto per vivacizzare la questione, ecco, volevo dire che il rapporto fra il saggio storico e la narrativa è molto più stretto di quanto si può immaginare. Io molte volte mi ricollego a Tolstoi, che è un po' stato il mio modello fin dall'adolescenza, quando mi sono gettata in Guerra e Pace, e devo essere uno dei pochi che l'ha letto un paio di volte invece che fermarsi alle prime pagine. E non solo, non contenta di aver percorso tutto il romanzo, completamente affascinata da questo modo di narrare e dall'intreccio fra la storia e il personaggio, sono arrivata fino in fondo dove il grande Leone parla del suo rapporto con la storia e dice delle cose interessantissime. Per esempio, io sono d'accordo con lui quando dice che la storia obbedisce alle stesse leggi della natura ed è inutile che gli uomini stiano a tormentarsi sul fatto che loro devastano se stessi e il pianeta, perché obbedisce alle leggi della natura, solo che gli uomini non riescono a non pensare che loro stessi la dirigano. Cioè, lui dice che è un'illusione il fatto che l'uomo possa determinare la storia, dirigere la storia, perché la storia obbedisce alle stesse leggi della natura. Ma la cosa più interessante che ho trovato in lui e che mi ha veramente colpito è quando dice che la narrativa storica, il romanzo storico, è forse più vicino alla verità dello stesso saggio o della narrazione cronologica, storica, eccetera, eccetera. Perché lui dice? Perché mentre il saggio storico, la ricerca storica, è basata sui documenti ufficiali, su fatti che sono più vicini alla scienza che alla narrativa, il romanzo storico è costruito sulla ricerca delle motivazioni psicologiche dei personaggi, degli attori della storia, cioè dei personaggi, e quindi riesce ad arrivare più vicino alla verità dei fatti. Perché? Perché il documento ufficiale è freddo. Il trattato poi, lo si vede tutti i giorni, il trattato è sempre il fatto che due parti si devono mettere d'accordo e quindi è abbastanza falsata la verità del trattato. E quindi diciamo così che poi la storia ufficiale è scritta sempre dal vincitore e quindi non ha in sé tutte le motivazioni che hanno spinto quei personaggi, quegli attori della storia a prendere certe decisioni, che molte volte non derivano da trattati o da patti internazionali, ma da vicende familiari, storiche, poco storiche, molto più psicologiche, molto più vicine ai fatti della vita quotidiana. E lo vediamo anche oggi in politica, cioè la personalità dei grandi, dei vari stati influisce moltissimo sulle
sulle vicende storiche, quel pazzo del nordcoreano, per esempio, o quel bel personaggio in America che hanno su adesso come presidente, o Bolsonaro. Cioè, la psicologia del grande influisce molto sulle decisioni storiche che poi coinvolgono milioni di persone. In Italia quanta gente la pensa come i vari personaggi della politica che hanno influenzato con la loro personalità, il loro carattere, la gente comune? Perché la gente comune si sente chi più vicino a questo, chi più vicino all'altro, e in questo modo, votando questa gente, li porta al potere. Quindi tutte queste motivazioni, che hanno poco della ricerca storica scientifica, ma hanno molto invece della ricerca psicologica, dell'intuito, della fantasia anche dello scrittore, ecco che fanno in modo che il romanzo storico sia quasi forse più vicino alla verità del saggio. Ecco, questa intuizione di Tolstoi, che mi è parsa meravigliosa, mi ha spinto a, praticamente ha unito le mie due nature, quella della ricercatrice storica e quella della ragazzina di fantasia che voleva scrivere le storie, e ha prodotto questo tipo di narrativa che è quello della saga dei Visconti. Ecco, un po' per esemplificare questo discorso, volevo leggervi come qualcuno di questi Visconti, di questi personaggi, dice di agire. Per esempio, il vescovo Ottone, mi sono appuntata perché non me lo ricordavo più, e voi capite che all'inizio di questa saga, anni fa, ricordavo tutto benissimo, poi un po' l'età, un po' gli altri libri, allora me lo sono appuntato. Per esempio, il vescovo Ottone dice di se stesso questa cosa. Lui è quello che ha iniziato la dinastia ed è quello che poi, non avendo figli legittimi, perché uno o due li aveva, un maschio e una femmina, ma erano figli naturali che ebbe prima di essere ordinato vescovo, insomma. Ecco, lui dice, quando era sul punto finale della sua vita, dice al nipote Matteo, a cui lasciò in eredità la signoria di Milano: gli inflessibili eretici e i rigidi fustigatori accusano noi, uomini di curia, di simonia, di nepotismo, di brama di potere, di lussuria e di crudeltà. Ma è il mondo che ci costringe a fare queste cose, e a volte le abbiamo fatte, che Dio abbia misericordia di noi, perché la Chiesa potesse sopravvivere e prosperare. Decisamente, diversamente, il cristianesimo sarebbe scomparso. L'imperatore vuole usare la religione come instrumentum regni, e noi abbiamo bisogno del braccio secolare per difenderci dai molti nemici. Porgere l'altra guancia, dicono i puri. Ma quante guance Dio ci ha dato? Solo due, solo due. Guardati, Matteo, sempre dagli estremismi, dai santi fanatici e dai politici macellai, dai puri senza compassione come dai malvagi che godono della loro crudeltà, e mantieni sempre la moderazione in ogni evento della vita. Quindi, lui veniva chiamato il vescovo con il pastorale e la spada. E come narrativa, io ho cercato di capire le motivazioni sia del pastorale che della spada. E ho cercato di rendere questa cosa in modo pittoresco, fantasioso, perché il lettore entrasse in questa atmosfera. E invece Matteo è un personaggio molto diverso. Lui è stato la vera testa del drago. In questa saga, no, c'è questa metafora continua del drago,
questo biscione che non è proprio un serpente, come diceva Dante, la vipera che il milanese accampa, no? Ma è proprio un draghetto, un drago. E questo drago inizia con l'uomo che esce dalla bocca, che a me è piaciuto più vedere, più che un drago che mangia l'essere, l'uomo, il drago che genera l'uomo, che sarebbe appunto Matteo, il primo della dinastia che si sentiva appunto generato dal drago, no? Poi il drago ha una spira, non so se avete in mente il simbolo. Questa spira è la metafora del fatto che il potere dei Visconti a un certo punto torna indietro. Perché torna indietro? Perché Matteo ha avuto un sacco di figli, tra cui 4 legittimi, che sono successi a lui. Il primo, Galeazzo, in realtà, quando è morto, ha lasciato il potere a suo figlio Azzone. Ma Azzone è morto giovane e quindi il potere è tornato ai fratelli di Galeazzo, cioè poi Luchino e l'arcivescovo Giovanni, formando appunto la spira del ritorno. Poi invece ha una voluta che scende in giù, che invece sono poi figli di Stefano Visconti, Gian Galeazzo e poi, no, prima Matteo, poi Galeazzo II e poi Bernabò, che sono quelli del volume Il drago nel cuore, e infine la coda del drago che sarebbe Filippo Maria Visconti, il quale è l'ultimo della dinastia, ma non proprio l'ultimo, perché in realtà gli Sforza derivano poi dal sangue dei Visconti attraverso la Bianca Maria, no? Ecco, stavo dicendo Matteo, che invece è un personaggio completamente diverso dall'Ottone. E qual era la sua psicologia? Anche lui racconta la sua psicologia durante l'esilio. Lui ha dovuto rimanere fuori Milano per un po' di anni per via dei Toriani che avevano ripreso il potere, ma lì questa storia è raccontato nel testo. Ecco, la psicologia di Matteo invece è questa, dice: anche il più povero e mite degli uomini non cerca di difendere il suo campo, il negozio, la sua casa, lo fa per sé e per i propri figli. Così sono anch'io. Noi potenti non siamo diversi da voi. Solo la consistenza di quanto dobbiamo difendere lo è. Non una casa, un campo, un'impresa, ma una città o uno stato. Il mugnaio sa macinare il grano, il contadino arare la terra, il fabbro ferrare i cavalli, il soldato sa uccidere, il prete dire la messa, noi sappiamo governare. Sono i nostri destini, stabiliti dalle stelle quando nasciamo. E i Visconti erano molto molto legati all'astrologia, alle stelle. Era una loro passione. E infatti si racconta in uno dei libri il fatto che questa loro passione gli costò numerose scomuniche, la prima delle quali coinvolse anche Dante. I Visconti ebbero dei rapporti con Dante ed è curioso come Dante citi molti signori dell'epoca e soprattutto i suoi preferiti, gli Scaligeri. Lui credeva che Cangrande sarebbe diventato il più potente dell'Italia, ma Cangrande non ce l'ha fatta, è morto giovane. E invece dei Visconti una frase sola nella Divina Commedia. Ma probabilmente lui li conosceva bene perché era amico dei Malaspina, che erano imparentati con i Visconti, ha assistito a tutta la storia di Arrigo, anzi è stato lui a scrivere la lettera a Arrigo che si attardava in Lombardia
a devastare le varie città che non erano, che erano ribelli all'imperatore, e lui gli ha detto: ma vai, vai a prendere la corona a Roma, cosa continui a star lì in Lombardia, anzi passa da Firenze e dagli un bel colpo, che è quella la vera vipera dell'Italia. Però dei Visconti non parla, forse perché gliel'hanno chiesto loro, perché in realtà era coinvolto con i Visconti per questa storia dell'eresia, del fatto che l'avevano accusato di fare, di aver fatto una fattura al Papa di Avignone insieme a Galeazzo, uno dei figli di Matteo. Ecco, non vorrei divagare troppo, invece volevo leggervi un pochettino il carattere degli altri personaggi, due personaggi che invece sono proprio i protagonisti del Drago nel cuore. E il primo è Bernabò. Bernabò è stato molto bistrattato sia dagli storici che in romanzi sui Visconti che ho letto. Perché? Perché il nipotino che l'ha scalzato gli ha voluto dedicare una grossa damnatio memoriae e gli ha fatto anche un processo per giustificare ovviamente il fatto di averlo imprigionato a tradimento e poi forse anche avvelenato col famoso piatto di fagioli, no? Bernabò, lui era un istintivo. Mentre suo fratello Galeazzo, il secondo, era posato, riflessivo, era molto freddo, pensava molto ai suoi interessi, Bernabò invece era un tipo molto, molto espansivo, molto, aveva 35 figli tra legittimi e non legittimi, un sacco di donne, mentre invece Galeazzo una sola moglie, un figlio tutto ligio, eccetera, no? Era collerico, però era anche sincero e la gente lo apprezzava per questo. Peccato che poi invece ci si sono messi tutti a parlarne male perché il nuovo padrone era il Gian Galeazzo che l'aveva scalzato, no? E lui dice, anche lui, si domanda perché molti lo odiano, no? Perché è finito in prigione a Trezzo. In prigione a Trezzo con la sua amante, l'ultima amante, la Porrina, che è morta con lui praticamente, no? Lui dice: noi, gente destinata o costretta a comandare, siamo spesso brutte persone. Ma da noi richiedono che facciamo bene il nostro mestiere, non che siamo brave persone. La gente se ne infischia se abbiamo continue liti in famiglia, se usiamo le mogli come vacche da carne, i figli come stalloni da monta e le figlie come acchiappamerli, perché lui ha fatto sposare le sue figlie a molti nobili europei. Se non abbiamo veri amici, se li tradiamo, se mandiamo i figli a morire in guerra o li cacciamo in esilio, se ci uccidiamo tra consanguinei col veleno e tra amici in battaglia. Ma noi, che siamo più rari al mondo, noi facciamo progredire l'umanità e siamo ricordati dalla storia. Loro, i più, vengono al mondo solo per continuare le generazioni. Cioè, questo era il tipo del Bernabò, insomma. E infine vi voglio citare il Gian Galeazzo, il nipotino che l'ha praticamente eliminato. Ecco, il Gian Galeazzo, che sarà il personaggio dell'ultimo, uno dei personaggi della Coda del Drago, no? Era estremamente realista, era una persona che faceva finta di essere sciocco e invece tramava nell'ombra. Ci sono queste persone. Mia mamma diceva: stai attenta a quelli che sembrano, diceva in dialetto, che sembrano ignoranti, insomma, che sembrano sciocchi, tipo il Tonio dei Promessi Sposi.
perché quelli lì invece sono quelli che ti fregano. Ed era così Giancaleazzo. Lui in realtà è stato l'unico dei Visconti che avrebbe potuto prendersi l'Italia, perché è riuscito a farsi dare il vicariato di duca dall'imperatore, e allora il duca era principe imperiale, come al pari dei tedeschi. Infatti i tedeschi ce l'avevano su con lui e volevano che l'imperatore glielo togliesse il titolo di duca. Purtroppo anche lui è morto troppo giovane, non è riuscito. Stava per mettere le mani su Firenze, perché era arrivato a Bologna e aveva tutti i migliori comandanti d'avventura, capitani d'avventura dell'epoca, solo che improvvisamente è mancato. Tra l'altro buffissimo, se voi pensate, il simbolo di Fiorenza e il simbolo di Milano, no? Che erano le due città che avrebbero potuto dominare l'Italia. Simbolo di Milano, il drago e armi, fondavano il loro governo, il loro dominio. Simbolo di Fiorenza, il fiorino, il soldo, perché loro erano banchieri. E quindi è una differenza di mentalità che c'è ancora oggi, se voi vedete, perché Firenze si basa sulla cultura, sul turismo di cultura, sulla letteratura, sulle opere d'arte, e Milano invece imprenditore. Ecco, cosa diceva Giancaleazzo? Allora, lui dice così: riunire l'Italia sotto il mio regno. Il primo can grande della Scala aveva tentato di farlo e il fiorentino Dante Alighieri nella sua commedia gli aveva augurato di riuscirci, ma lo Scaligero aveva conquistato solo parte delle Venezie ed era morto. I signori del nord sono troppo deboli. Fiorenza in mano ai Guelfi e ai banchieri, la Serenissima mira a farsi ricche colonie in Oriente. La Chiesa è divisa tra spirituali e realisti, avignonesi e filoromani, in preda allo scisma dei due papi. Poteva ormai solo ambire a riconquistare saldamente il soglio e il potere a Roma. Oggi solo i Visconti, per potenza economica e militare, possono ambire a crearsi un regno. Solo la dinastia del drago potrebbe conquistare la corona d'Italia a bon droit, come mi indicò il poeta laureato Petrarca, che già lo prevedeva quando non ero ancora che un ragazzo imberbe. E in effetti, l'ultima cosa che vi voglio dire, perché poi se no sono troppo lunga, i Visconti a Milano ospitarono Petrarca per lunghi anni, e Petrarca era stato invitato anche da Firenze, ma non c'è andato. Boccaccio infatti l'ha molto sgridato per questo. Gli ha detto: cosa sei andato a metterti con quell'arcivescovo Visconti di Milano che è un ignorantone, un rustico, dovevi venire a Firenze. Ma lui gli ha detto: preferisco avere un padrone solo che essere comandato da tutto un popolo, perché a Firenze c'era la Repubblica. Però il problema è che lui non c'è andato perché i fiorentini non gli avevano restituito i beni che gli avevano confiscato al tempo di suo papà. Comunque tutte queste storie personali di famiglia sono nella narrativa. Perché? Perché un saggio storico non può andare a dilungarsi su queste vicendine, deve riportare solo i fatti storici, i fatti ufficiali. Beh, io penso di non continuare più oltre questa conversazione. Cosa vi posso dire? Grazie se mi avete ascoltato, e leggete se volete la saga dei Visconti. Io allora, prima dei saluti, voglio ricordare ancora il titolo del quarto volume di questa saga, che è Il drago nel cuore, di Valeriana Maspero, edito dal Libraccio, e che praticamente ci accompagna nelle vicende del 300 di Milano, no? Quindi questa dinastia del drago,
quella di Galeazzo I e di suo figlio Azzone, quella di Luchino e dell'arcivescovo Giovanni. È sicuramente un romanzo storico avvincente che va comunque segnalato, non dice bestialità storiche, cioè c'è la fantasia, ma c'è anche un certo rigore dal punto di vista delle vicende, degli avvenimenti storici, che testimonia la serietà dell'autrice nel ricercare le sue fonti e nel dare loro vita normale, vita di persone normali, vita con i tratti psicologici che spesso incidono e influiscono in maniera pesante su quelle che poi sono le vicende storiche. Io ti ringrazio, Valeriana, di essere stata con noi. Aspettiamo il quinto e ti ringrazio di questa presentazione e ci salutiamo qua, va bene? Grazie, grazie. Ciao. Allora, arrivederci, e ti auguro grande fortuna con questo quarto capitolo della saga dei Visconti. Grazie, salve a tutti. Ciao.